Dimmi te. Come sapete, questo pomeriggio si dovrebbe svolgere la parte conclusiva dell'Eurogruppo, Eurogruppo che dovrà decidere che cosa voglia fare l'Europa, o meglio l'Unione Europea, in merito a questa crisi da pandemia coronavirus. E voi sapete perché Giuseppe Conte non ha mai fatto segreto delle sue intenzioni, che mai e poi mai il governo italiano, così come altri governi, accetteranno condizioni vessatorie a danno dei popoli che rappresentano. Ora, in questo momento così caldo, così importante, in cui tutti pensano di poter dirla loro, esce un importante giornale tedesco, Die Welt, Il Mondo, il quale sostiene con un titolo molto molto roboante: oggi la mafia sta aspettando dai tedeschi il via libera ai corona bond, perché la mafia metterà le mani su tanti tanti corona bond, al fine di indurre il governo tedesco a non accettare una logica di solidarietà e di collaborazione che al contrario sembrerebbe far breccia all'interno di un mondo che in precedenza era soltanto rigorista. Ora io vorrei rivolgermi agli pseudo amici di Die Welt, che sono semplicemente ipocriti. Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra, quando c'è stato il crollo del muro di Berlino, hanno immediatamente mandato loro uomini e loro capitali a comprare aziende, imprese, attività economiche nell'ex Germania dell'Est e non soltanto, per cui è provata sulla base di inchieste giudiziarie sia italiane sia tedesche la presenza storica da oltre 25 anni di 'Ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra in Germania. B. Ci sono tantissimi locali di 'Ndrangheta operanti in Germania. E ad esempio l'operazione Pollino, quasi una decina d'anni fa, dimostrò la presenza di queste realtà cancerose, e tutti quanti in Germania sanno che cosa sia stata la strage di Duisburg nel Ferragosto del 2006, se non ricordo male. Ora, sostenere che i corona bond possano finanziare la mafia, per cui invitare il governo tedesco a non cedere, è una grandissima ipocrisia. Perché i cari amici del Die Welt dovrebbero anche giustificare l'avversione con cui finora tanti ambienti finanziari tedeschi hanno rifiutato la richiesta che da più tempo arriva da noi italiani, e non i politici, quanto piuttosto i magistrati antimafia, che hanno chiesto in più occasioni ad altri paesi, a partire dalla Germania, dall'Olanda, dal Belgio, di recepire la legislazione antimafia italiana, soprattutto per quanto riguarda la parte che permette l'aggressione dei capitali. Ma siccome ai tedeschi fanno comodo i capitali mafiosi, siccome agli olandesi fanno comodo i capitali olandesi, questi blaterano sulla mafia che è a casa nostra, ma noi la stiamo combattendo, ma noi possiamo vantare migliaia di vittime della mafia, uomini dello Stato che per gli ideali di democrazia e di giustizia hanno perso la vita. E loro no, loro invece vengono a fare a noi la morale. A me ha ricordato questa uscita di Die Welt, l'uscita pochi giorni fa, martedì sera esattamente, di Luttwak, il famoso politologo statunitense, secondo cui gli imprenditori internazionali non verrebbero in Italia ad investire perché ci sono tanti magistrati che sono cani sciolti. E allora cerchiamo di dire le cose come stanno. Molte volte i padrini fanno accordi con i padroni, e i padroni molto spesso sono
i colletti bianchi, investitori internazionali che sfruttano le mafie che trovano sui vari territori per poter fare i loro affari, drenando e sottraendo diritti alle popolazioni. L'attacco di Welt proprio oggi è qualcosa di indegno, di immorale. Vi ricordo che nella stessa Germania il fronte dell'austerity, il fronte del rigore economico-finanziario a tutti i costi è stato messo ferocemente in discussione anche da politici che hanno governato la stessa Germania, come ad esempio Gerhard Schröder, ex cancelliere tedesco, socialdemocratico, che ha richiamato alla memoria dei tedeschi un episodio che si realizzò nel 1953, allorquando tantissimi paesi decisero la parziale cancellazione dei crediti di guerra nei confronti della Germania stessa, dimostrando la volontà di permettere a quel paese di riprendersi, perché altrimenti non ce l'avrebbe fatta, strozzata dal debito. E allora ricordiamoci tutti, qua nessuno vuole la mutualizzazione dei debiti pregressi, piuttosto tanti persone serie stanno chiedendo strumenti intelligenti, utili e soprattutto solidaristici per affrontare l'emergenza coronavirus. Noi italiani siamo stati i primi, ma forse stiamo poco alla volta debellando il problema. Che sia chiaro, ancora ci vorranno giorni, settimane, forse mesi, ma abbiamo iniziato a ridurre l'entità del fenomeno. Adesso anche altri paesi europei, i cui governanti prima avevano un atteggiamento molto più baldanzoso, hanno cambiato idea. Non vorrei che dovesse essere il bagno di realtà che coronavirus impone a far aprire le menti e i cuori, perché uniti si sopravvive e si vince. Se poi dovessero decidere in altro modo, ne trarremo le logiche conseguenze.